Brutta sconfitta del Chieti che esce dal Piazza d'Armi di Nola, campo neutro, ridimensionato dal Sant'Anastasia, fanalino di coda del girone C di Serie C2. Difficile parlar bene dopo un 4-0 che non ammette repliche, eppure il Chieti, soprattutto nei primi 30 minuti, non ha affatto demeritato, controllando le sfuriate dei campani e rendendosi pericoloso dalle parti di Dimuro. La sconfitta ha provocato anche la dura reazione della tifoseria, che a fine gara ha contestato squadra e tecnico. Passiamo alla cronaca. Al secondo minuto il Chieti a scaldare le mani a Dimuro. La punizione dal limite battuta da Grosso è deviata in angolo dal numero 1 Campano. Al 17° si fa vivo il Sant'Anastasia. Punizione di Catania. Di testa interviene a Campora con Musarra che sventa in calcio d'angolo. Al 39° la svolta dell'incontro. Si infortuna a Campora ed entra in campo Sgambati. Mentre il Chieti cerca di adeguarsi alla nuova disposizione tattica, Matticari in azione personale con un diagonale dal limite dell'area sorprende Musarra e realizza l'1-0. Il gol si rivela una mazzata per il Chieti, tanto che il Sant'Anastasia raddoppia in pieno recupero. Punizione dal limite di Izzo che si infila direttamente in rete dopo aver toccato l'interno del palo. Al riposo sotto di due reti il Chieti cambia Battisti ed Andreotti con Natali e Sparacio, ma al quarto arriva il terzo gol dei padroni di casa. Da un rinvio di Dimuro, palla che giunge a Sgambati. Gabrieli sbaglia l'intervento in difesa e per l'attaccante Campano è un gioco da ragazzi superare Musarra. Il Chieti nonostante tutto prova a reagire. Al 12° Grosso serve di Matteo che di testa non inquadra la porta. Al 30° Grosso ci riprova, ma la sua conclusione finisce di poco fuori. Al 40° il Sant'Anastasia cala il poker. Matticari fa da torre per Sgambati, il quale controlla di petto e regala ai tifosi campani la doppietta personale. La battuta d'arresto riavvicina dunque pericolosamente.